esposizioni da funghi, quindi la candida che normalmente nella nostra bocca diventa molto più cattiva quando le difese chiaramente della nostra bocca vengono meno, o per la malattia, ma in questo caso soprattutto per l'effetto dei trattamenti. E la mucosite ha poi dei risvolti in termini sanitari estremamente devastanti, cioè determina un aumento dei costi in generale, un aumento della necessità della nutrizione parenterale, quindi della terapia analgesica, allunga l'ospedalizzazione, quindi il paziente che sviluppa una mucosite grave rispetto a chi non la sviluppa o la sviluppa comunque in modo, diciamo, più lieve, sarà un paziente ospedalizzato molto più a lungo, quindi sono superiori i giorni di febbre, e soprattutto le infezioni ovviamente sono più frequenti, e la mucosite è una variabile indipendente, come dice a livello statistico, di mortalità. Cioè chi fra i pazienti con mucosite la mortalità è significativamente superiore rispetto a quelli che non fanno mucosite dopo un trattamento. Quindi abbiamo già parlato inoltre dei costi, queste sono delle analisi fatte a livello dagli americani, dalla loro compagnia di assicurazione, quindi sono di tutto quello che sto dicendo queste sono le cose più certe, quindi sono, i costi chiaramente aumentano in modo considerevole. Vediamo un attimo quali sono i fattori che portano alla mucosite. Bene, sono quelli legati al trattamento, sono quelli legati al paziente. Chiaramente un regime di condizionamento per il trapianto, l'uso di alcuni farmaci particolarmente tossici per le mucose come il metotrexato sono fattori di rischio molto gravi, quindi rispetto alla chemioterapia alcuni agenti sono più mucotossici per così dire rispetto ad altri. Chi ha fatto cortisone per tanto tempo prima, e non conta tanto la dose quanto, diciamo, la durata del trattamento, è più esposto al rischio di mucosite. La radioterapia ovviamente è un fattore importantissimo nello sviluppo della mucosite. Qui riporto i farmaci chemioterapici che possono comportare un rischio maggiore di mucosite per il paziente. Alcune variabili però sono già in noi stessi, quindi il paziente con una funzionalità renale compromessa, come il paziente anziano, va più incontro che ovviamente ha mucosite, chi di noi ha una salute orale non particolarmente brillante, tutto questo ovviamente lo predispone in modo negativo, è discusso il ruolo dell'età, ma sicuramente è accertato quello del sesso e della propria provenienza etnica, il tipo di neoplasia, e infine alcuni di noi sono portatori di alcune attività genetiche, quindi quelle che ci vengono dai nostri genitori, che possono predisporci o meno, dopo l'esposizione ad alcuni farmaci, ad un rischio di mucosite che può essere significativamente aumentato o meno. In modo particolare questi geni che qui vedete riportati con questa sigla. Qui riporto l'incidenza di mucosite orale, perché gli studi non riguardano molto le altre forme di mucosite, nella maggior parte dei protocolli che si usano per le malattie ematologiche più comunemente trattate nei nostri centri. Come vedete, se per una chemioterapia di prima linea per un linfoma, tutto sommato l'incidenza di mucosite è abbastanza trascurabile, anche se comunque non è zero, chiaramente si sale molto quando andiamo a prendere in considerazione protocolli invece molto più intensivi, di salvataggio piuttosto che di chemioterapia intensiva, magari per malattie, per malattie quindi biologicamente più aggressive. Come vedete, se un trattamento di condizionamento al trapianto include la total body radiation, quindi la radioterapia, l'incidenza di mucosite è praticamente al 100%, la mucosite è virtualmente inevitabile, ma anche tutti gli altri regimi di condizionamento sono comunque gravati da un'incidenza di mucosite piuttosto considerevole. Cosa si può fare per prevenire o curare? C'è da dire che relativamente molto poco in termini generali, molto comunque guardando al paziente, e inoltre occorre tenere in considerazione che da circa 2 anni è in commercio un farmaco che potrebbe rivoluzionare completamente la gestione del paziente con mucosite, anche se ancora molto c'è da dire però, diciamo, a livello di studi, specialmente di gruppi indipendenti, diciamo, di ricerca su questo farmaco, per cui ancora, tutto sommato, per quanto approvato in Europa, il palifermin, che è un fattore di crescita che agisce sulle cellule della mucosa, un po' come il filgrastim, i fattori di crescita per i granulociti neutrofili, agisce sul midollo, ancora non è un farmaco nell'uso clinico rutinario, quindi ancora non è una fase piuttosto sperimentale. Questi signori sono riuniti nel 2004 e hanno fatto queste linee guida, sono andato a vedere un po', perché nella mucosite è stato tentato un po' tutto e di più, quindi si va dalla fisiologica fino al peperoncino, piuttosto che è stato fatto veramente di tutto, sono stati provati sciacqui con qualunque sostanza. Ebbene, c'è da dire che alla fine, analizzato statisticamente tutto quello che è stato riportato in letteratura, i fattori che sono stati, le misure terapeutiche, le misure di prevenzione che hanno una validità accertata, quindi scientificamente testata, sono l'igiene orale,
uno direbbe bella forza, però non è assolutamente detto che il paziente, un paziente in ospedale dovrebbe ovviamente avere un'ottima igiene orale, però io amo sempre non dare niente per scontato. L'educazione, quindi la formazione del paziente e dello staff clinico, quindi l'attenzione, quindi i problemi. Io continuo a parlare di cavo orale, ma con tutte le premesse che ho fatto all'inizio. Quindi la prevenzione e il trattamento della xerostomia, cioè di una salivazione diminuita. Quindi se un paziente va incontro a un trattamento ad alte dosi che può dare mucosite, cercheremo di togliere tutti quei farmaci che diminuiscono la secrezione salivare, quindi alcuni antidepressivi e quant'altro, insomma senza che mi dilungo. È stata poi dimostrata l'efficacia dei ghiaccioli, quindi un farmaco a costo praticamente zero, questo per alcuni farmaci che vengono utilizzati a volo e che hanno un'emivita estremamente breve, quindi in modo particolare il melphalan, che può essere usato nel condizionamento del trapianto, per esempio nel mieloma, ma anche in altre emopatie maligne. La tossicità di questo farmaco può essere prevenuta mettendo da mezz'ora prima a mezz'ora dopo l'infusione di questo farmaco dei ghiaccioli nella bocca del paziente, dopo aver ovviamente accertato che il paziente non abbia localizzazione di malattia a livello della bocca, ma insomma questo mi sembrerebbe abbastanza scontato. In alcuni centri specializzati stanno usando il laser per cercare in qualche modo di guarire le ulcere da mucosite, risultati però non conclusivi, molto rincoraggiante ma non conclusivo. Ora, è stato dimostrato che non esiste un protocollo di igiene orale migliore di un altro, quindi purché l'igiene orale venga praticata, va bene qualsiasi protocollo, quindi qualsiasi centro, qualsiasi gruppo infermieristico, cioè l'importante è che un gruppo infermieristico abbia un suo protocollo, questo è fondamentale, cioè non ci deve essere che in un centro ogni infermiere va per conto suo nel gestire la bocca di un malato, ogni centro deve avere un protocollo, poi che i centri abbiano protocolli differenti, nessun protocollo si è dimostrato migliore di un altro.